Non c'è alcuna traccia nella morte di Nicola Trussardi dello sfavillante mondo della moda. Nessuna parata, nessun clamore. Dunque, nessuna dichiarazione di amicizia postuma, ma solo il dolore, quello vero e muto, di una famiglia bella e unita che ha difeso in ogni modo la privacy di un solido uomo di provincia, cresciuto nella cultura dei veri valori da difendere, come l'amicizia, anche quella con Bettino Craxi, che gli aveva alienato molte simpatie, l'attaccamento alle radici, saldamente piantate nella sua Bergamo Alta, dove ha sempre voluto vivere e dove sarà sepolto in forma strettamente riservata. La generosità che ha dimostrato donando i suoi organi non danneggiati dal terribile schianto che lo ha stroncato a soli 56 anni mentre era al volante della sua auto di ritorno da uno dei continui viaggi da un continente all'altro per rendere più forte e allargare l'impero creato con l'aiuto della moglie Maria Luisa e del figlio Francesco. 25 anni è un compito durissimo. Assumere le redini del marchio del Levriero, diventato uno dei simboli del Made in Italy di lusso, grazie alla lungimiranza di un uomo ossessionato soprattutto dalla qualità applicata alla ricerca e alla tecnologia più avanzata. Non a caso era chiamato il mago della pelle, che ha dedicato la sua vita alla moda pensando più ai gusti del pubblico che agli obiettivi delle telecamere, anche a costo di rinunciare ad un titolo in prima pagina, arrivato, ahimè, per la sua morte troppo tardi.